Marco Tarquinio. Parlare per ultimo dicono che è un vantaggio, ma non lo è sempre quando si è preceduti da colleghi come Antonio Roberto. Ma io posso dirvi perché faccio il mestiere che faccio, innanzitutto. Sono uno che racconta o cerca di raccontare la realtà. E cerca di farlo oggi, ormai da un po' di anni, in un giornale un po' speciale. Uno di quei giornali che hanno nome e cognome. Per la verità abbiamo qui un altro dei giornali che hanno nome e cognome, perché il Sole 24 Ore è un po' come l'Avvenire. Avvenire è Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, o il giornale dei Vescovi. E il Sole 24 Ore è l'unico, il giornale degli industriali, il giornale della Confindustria. Siamo gli unici che abbiamo nome e cognome in un'Italia dove pare che la stampa venga chissà da dove partorita. Quindi siamo orgogliosi. Anche Antonio ha un editore chiaro e dovremmo essere tutti noi, pensate un po', prima o poi accadrà che questo torni a realizzarsi, magari che il servizio pubblico radiotelevisivo abbia in tutti noi i suoi editori di riferimento. Accadrà, forse, io ci credo. Come credo che raccontare la realtà, e questo lo credo da cristiano, usare la parola. Per dire cose. Prima, poco fa, Roberto Napolitano da Palsuo ci ricordava quanto effetto abbiano avuto solo le parole di Draghi all'inizio di quest'estate, che poteva essere del nostro scontento come quella dell'anno scorso. Ecco, la parola determina la realtà. Addirittura noi crediamo che la crea, l'ha creata la realtà, la parola creatrice. Pensate che peso per uno che voglia fare questo mestiere e ricordarsi di essere cristiano, sapere che quando usa le parole determina e crea qualcosa. Continua un'opera. Io cerco di ricordarmelo tutti i giorni ed è un grande vaccino contro l'ebbrezza di quelli che raccontano tutto pensando appunto di poterlo determinare senza doverne mai rendere conto fino in fondo. E questo è un po' forse uno dei problemi del nostro modo di fare giornalismo, di fare informazione. È una bella cosa raccontare la realtà. E perché lo si fa? Io ho cominciato a farlo onestamente perché volevo vivere scrivendo. All'inizio era questo che mi muoveva. Volevo provarci a fare questo uso della mia vita e delle parole che mi erano state regalate dai maestri che avevo incontrato, a cominciare dai miei genitori. Volevo fare anche poesia, mi sono ritrovato a fare la prosa, che più prosa non si potrebbe definire, quella che va su una carta di giornale, che dura un giorno e vola via. E oggi non è neanche più buona per incartare il pesce, come si diceva quando ero bambino io, se non arrivano i NAS, arrivano quelli delle ASL e sbaraccano tutto. Però i giornali che volano via in un giorno possono aiutare le persone ad aprire gli occhi su quello che vivono, su quello che li circonda, su quello che accade, perché la realtà, lo ricordava anche un certo Don Jus, è sempre un avvenimento, non è un qualcosa di immutabilmente fermo. E noi ci viviamo dentro, la cambiamo, come cambiamo il mondo nel quale viviamo, che è una storia di milioni di anni, vorticosamente. Figuriamoci come cambiamo le società nelle quali viviamo, se sappiamo o non sappiamo quello che sta accadendo, che può accadere, che va affrontato. Qualche giorno fa, rispondendo a un lettore, dicevo: la consapevolezza cambia il mondo. E forse bisogna partire proprio da qui. Perché si racconta la realtà? Per rendere appunto, renderci consapevoli prima di tutto noi stessi. C'era una frase, ieri sera la sentivo detta da un educatore nella mostra bellissima sui giovani realizzata qui al meeting, che sulle pagine di Avvenire si è specchiata nelle storie che abbiamo raccontato prima di questo incontro, di questo appuntamento, che diceva: educare è anche insegnare un po' di me. E beh, raccontare, fare il giornalista è raccontare anche un po' di me. Io per questo. Lo diceva Montanelli in continuazione, che non esiste l'oggettività facendo il mestiere dei giornalisti. Io credo che ci siano i dati con i quali, come dice un mio amico e collega, non ci si può litigare, bisogna farci i conti, no? Non possiamo cancellarli dal nostro orizzonte. E se è vero che non esiste un'oggettività assoluta e c'è un occhio
con il quale si guardano le cose, è vero però che esiste l'onestà. L'onestà è necessaria e possibile, soprattutto nel mestiere che noi facciamo. Raccontare la realtà senza onestà, in modo disonesto, significa capovolgerla, non determinarla, ma bruttarla. Anche se la raccontiamo in maniera sfavillante, gossipara e travolgente, alla fine è bruttare la realtà, è perdere di vista coloro che stanno al centro della realtà, dal nostro punto di vista, che noi abbiamo un punto di vista. Al centro della realtà c'è qualcuno, oggi, qui, ora, che sono gli uomini e le donne che vivono questa realtà. E noi crediamo che c'è un disegno provvidenziale di questa presenza. Nelle società degli uomini e delle donne c'è tanto di buono che accade. Allora, io una delle prime cose che mi sono chiesto quando ho cominciato a fare questo mestiere, non lavoravo ad Avvenire, era, ma è possibile che i titoli siano sempre soltanto quelli sulle cose storte che accadono? Pensate, quando cominciavo a pensare di poter vivere la mia vita anche da giornalista, uno dei sogni che avevo era quello di fare il giornale di Natale, quando non uscivano i giornali, un giornale solo di buone notizie. Mi era venuto a sto sghirivizzo. Poi, molti anni dopo, avventurosamente, in una maniera che non mi aspettavo neanche, sono diventato direttore di un giornale e ho cercato di cominciare a farlo anche così. Non si può fare un giornale solo di buone notizie, ma cercare di fare tutti i giorni un giornale che racconti quella parte della vita che accade nel mondo che va nel senso giusto. Ed è così tanta, così sovrabbondante, che noi se no non saremmo qui. Perché se il mondo fosse quello che raccontiamo nei giornali, sarebbe finito da un pezzo, amici miei. L'avremmo già cancellato. Il mondo è un'altra cosa. Quindi i giornali determinano la realtà o determinano in tanti casi la percezione di quello che viviamo? E quanta parte della crisi che viviamo è frutto anche dell'idea che siamo sotto un cielo nero e basta? La crisi, ne ha parlato magistralmente Roberto, con la profondità del giornalista economico raffinato che è. Ma questa crisi è due cose almeno. Questa crisi è la resa dei conti dentro un mondo che si chiama sviluppato e si presume tale, e un grande processo di riequilibrio che sta accadendo nel mondo. Io sono figlio di una generazione, sono parte di una generazione che ha ragionato tanto sull'ingiustizia del mondo e continua a ragionarci ancora oggi, e so di parlare a persone che fanno i miei stessi ragionamenti da tempo. Dentro quello che stiamo vivendo c'è un processo anche di giustizia che faticosamente sta cercando di avanzare. Un riequilibrio nell'uso delle risorse, nella distribuzione delle ricchezze, nella crescita, quello che chiamiamo lo sviluppo umano dei popoli. Quanti di noi qua dentro, io l'ho fatto nella fase che ha preceduto quella della scrittura della mia vita, quando riuscivo a fare un po' di volontariato serio, e quanti di noi hanno lavorato perché, come si dice, come abbiamo sempre sentito dire, e chi non aveva da mangiare imparasse prima di tutto a usare la canna da pesca per pescare il suo pesce e non riceverlo soltanto. Oggi c'è anche questo in quello che sta accadendo nel mondo, è molto più di quanto a volte raccontiamo. E poi c'è il regolamento di conti, e noi da mesi e mesi ormai abbiamo cominciato a raccontarlo col lavoro straordinario dei miei colleghi e dei nostri collaboratori, specchiandoci nel lavoro egregio che fanno gli altri giornali anche a volte su questi temi, con un approccio un po' diverso a raccontarlo come una grande guerra tra potenze localizzate da un punto di vista geografico, con sfere di influenza, con interessi, avversari da battere, risorse impegnate. In questi 5 anni quasi di crisi abbiamo già bruciato 2,5 volte le risorse che sono state spese durante la Seconda Guerra Mondiale. In questi 5 anni di crisi sono stati distrutti, variano le statistiche, Roberto potrebbe correggermi, almeno 40 milioni di posti di lavoro.
distrutti, spostati, delocalizzati, dentro un processo di riequilibrio che però è anche un processo sulla carne viva delle società. E tutto questo troppo spesso è stato fatto senza considerare coloro che vi dicevamo prima, che sono al centro della scena, dentro la storia che sta accadendo, che stiamo raccontando, che sono gli uomini e le donne. Perché quei posti di lavoro distrutto sono piccole grandi tragedie familiari. Sono persone che sono costrette a rimettersi in cammino in un modo diverso, a volte perdendo quello che avevano costruito, altre volte trovando le strade che consentirà loro di guadagnare il 100 pro qua giù, magari. Ma non è necessariamente così, perché l'ingiustizia che c'è dentro questo processo è un'ingiustizia forte. E dentro questa guerra c'è qualcuno, e questo cerchiamo di raccontarla anche noi, in questo mondo che era sviluppato, che si vorrebbe pagasse un po' per tutti. Io sono convinto che l'Italia, insieme ad altri paesi, di quello che chiamiamo l'asse latino oggi, sono stati designati come le vittime in questo processo. C'è qualcuno che vorrebbe, nel processo di ridistribuzione, far sì che ridistribuiscano soprattutto alcuni. E noi siamo fra questi. Questo è un paese da spolpare, amici miei. Abbiamo 2.000 miliardi di debiti sulle spalle, più o meno, ma abbiamo 4.500 miliardi di patrimonio pubblico. Quando lo si vende non è mai questo il prezzo, lo sappiamo, se mai ci si dovesse arrivare. Abbiamo 8.500 miliardi almeno di ricchezza privata. Questo è un paese alla canna del gas. Questo è un paese che continua ad avere tante idee. Abbiamo imprenditori che resistono, che stanno preparandosi alla fine della nottata e la stanno agevolando. Abbiamo gente che fa impresa senza fini di lucro. Questa è la parte più in ombra in questa fase della nostra storia collettiva, forse. Non è considerata come vorrei in questi mesi di passaggio della crisi, quella dell'economia cooperativa e no profit, che è stata messa un po' tra parentesi, ma è la terza gamba essenziale del nostro modello. L'economia di comunità, come la chiama qualcuno, è quella che ha fatto grande e bello questo paese, che gli ha creato la base dalla quale ha sviluppato anche la spinta poderosa che abbiamo poi chiamato boom economico nel secondo dopoguerra, nella seconda metà del secolo breve, del Novecento. Io lo dico con passione queste cose perché questa è una storia di uomini e di donne del nostro tempo. Anche la crisi è un tempo propizio, è il tempo propizio per eccellenza, se sappiamo far frutto delle lezioni che ci dà e riconoscere gli avversari. Gli avversari ci sono e sono molto forti. Domenica ne ragionava Lugino Bruni sulla prima pagina dell'Avvenire, parlando dei poteri invisibili, che fanno la guerra anche all'idea nostra di democrazia. Io non penso che la stampa sia necessariamente solo il cane da guardia della democrazia, come si dice in tante situazioni. Io credo che debba essere soprattutto il cane da guardia della persona umana, perché prima ancora della democrazia viene questo, l'uomo e la donna. Le persone. E oggi nel mondo c'è una duplice questione che si pone. Quella che è posta dai poteri invisibili, io li chiamo anche poteri irresponsabili. I signori, Roberto, che muovono 3.000 miliardi di dollari in un anno, il doppio del PIL dell'Italia, e che se dicono di far guerra a un paese la fanno e non rendono conto ai parlamenti, non mandano ambasciatori a dichiarare l'inizio dell'ostilità. E dall'altra parte ci siamo noi. E ci sono i politici, l'hanno chiamato in causa sia Antonio sia Roberto poco fa, i politici. Quando questa crisi è iniziata, la politica non era messa male come è messa male adesso. Il paradosso, e continuiamo a raccontarcelo qualche volta sulle pagine dei giornali, è che 5 anni dopo aver fatto soccorso a quelli che erano stati i motori della crisi, ai poteri finanziari sregolati che avevano messo in moto la slavina, ci ritroviamo con quei poteri forti come prima anche di più e la politica sempre più all'angolo. Angelo Bagnasco, il cardinale arcivescovo di Genova e presidente della CE all'inizio di quest'anno, 2012, ragionava proprio su questa politica messa all'angolo, depauperata, svilita. Quanta antipolitica si respira nel nostro paese, quanta disillusione, quanta distanza, hanno grosse responsabilità e se le portano tutte addosso, coloro che fanno politica, che ci rappresentano, per la distanza soprattutto che hanno lasciato creare fra se stessi e il paese reale e le sue esigenze. Non gliel'abbiamo mai perdonata sulle pagine da venire questo,
in tutti questi anni l'abbiamo segnalata sempre, anche se qualcuno faceva finta di non leggerlo. E però come si fa a buttare via l'idea che la politica sia, e lo ridico con la parola di Paolo VI, la più alta forma di carità, e senza di questa siamo perduti e c'è lo spazio solo per quelli che non rendono conto a niente e a nessuno. Vanno ricreati, vanno ricreati e riaperti i legami, i canali tra coloro che ci rappresentano e noi che siamo i rappresentati. E questo è quello che continuiamo a chiedere in maniera incessante, perché la realtà è più forte, ma la realtà non possono pretendere tenerla separata dalla loro azione, coloro che ci rappresentano. Perdono se stessi. Io continuo a dire che non è questione di rottamare una classe politica, è di vedere fino a quanto arriva il punto di autorottamazione di quel che c'è, se non capiscono che il tempo è adesso, quello di riaprire le porte e le finestre delle case della politica e guardare la gente vera, a quello che fa, a quello che continua a costruire resistendo a questo tempo che chiamiamo di crisi, che è il tempo dell'opportunità di un ricominciamento. Per questo Papa Benedetto ci ricorda che la grande questione che abbiamo davanti è una grande questione antropologica. Perché per fare politica, come è giusto per l'uomo e come Dio comanda, bisogna avere le idee chiare su quali sono i valori di fondo e i soggetti che si vogliono servire e rispettare. Ecco, io nel fare il giornalista oggi, ero partito che volevo fare poesia, mi sono trovato a scrivere per quasi 25 anni di politica e oggi a raccontare questo tempo che viviamo. Questa è la realtà che abbiamo, dobbiamo farne un buon uso. Grazie. Allora, vero e verosimile. Diceva Roberto Napoletano, mai chiudere gli occhi. Dice Antonio Preziosi, attenti alle topiche, diciamo così, a prendere le bufale. Ecco. Hanno indicato due dei problemi seri di chi fa informazione e si mette al servizio degli altri in questo modo. Un terzo problema è quello che io chiamo lo sguardo opaco, lo sguardo che non è, che è assuefatto al panorama, che guarda da non riuscire più a distinguere le cose davvero eclatanti che ci sono dentro, anche quando sono monumentali. E c'è una pigrizia di fondo che striscia dentro il giornalismo non solo italiano. Hanno ricordato i due illustri colleghi, ma penso che ognuno di noi ne faccia esperienza. Allora, non voglio generalizzare perché non è giusto e non mi piace fare i processi al lavoro dei colleghi, mai. Però è vero, come diceva Roberto, che tanti giornalisti stanno perdendo il gusto dell'inchiesta o ritengono che inchiesta sia il sinonimo del fare eco alle inchieste degli altri, soprattutto di alcune procure e di una parte della magistratura. Solo eco all'inchiesta che fanno gli altri. È possibile che la mia categoria sia inchiodata a fare la difesa d'ufficio dell'uso abnorme delle intercettazioni, tanto per parlare chiaro, io sono un bastian contrario su questo da anni a norum nel nostro paese, che la mia categoria sia inchiodata a fare la difesa d'ufficio di un uso abnorme di strumenti che si intrufolano nella vita della gente in una maniera insopportabile. Sono strumenti utili per i magistrati, non per i giornalisti. Lo dico da giornalista. Io sono contro la mediatizzazione degli strumenti di indagine prima che siano chiusi i processi. Sono un garantista estremo da questo punto di vista e conosco l'articolo 15 della Patria Costituzione, della Costituzione Repubblicana. Usa tre volte il termine inviolabile della Costituzione della Repubblica. Una di queste è quando parla delle comunicazioni tra le persone, tra gli uomini e le donne. Cosa ne abbiamo fatto? Lo dico da uomo di comunicazione e da uomo che non ama i segreti, nei sotterfugi, nei nascondimenti delle cose che bisogna portare a conoscenza della pubblica opinione. Ma est modus in rebus, e una civiltà si valuta anche per questo.
Ho voglia di giornali che facciano inchieste scomode, che costringono ad alzare il sedere dalla sedia e andare in giro, fare le verifiche, tutte le verifiche fondamentali di cui ha parlato Antonio, di cui ha parlato anche Roberto, quando ci continua a incitare, a dire che bisogna andare ai fatti, verificare. Un pezzo, noi all'Avvenire li facciamo anche a frammentazione con tutti questi box d'accompagnamento che richiamano alcuni dati, i numeri, da sapere, le cose. Perché? Il fatto è un dato complesso che bisogna cercare di illuminare in tanti modi. In questo modo si sfugge alla trappola del verosimile, così magistralmente evocata dal Cardinale Arcivescovo di Milano, da Angelo Scola. Io mi chiedo anche, le inchieste, posso farvi degli esempi su quello che abbiamo fatto. Adesso ne abbiamo in corso una che si è fermata nella fase più rutilante, quella sulla Terra dei Fuochi. I 25-26 comuni, la fascia di territorio che corre tra le province di Napoli e Caserta, dove da 20 anni, come mi ha scritto una lettrice, c'è una lenta strage in atto, terre dove il tasso di incidenza dei tumori era più basso radicalmente di tutta Italia, nel giro di 20 anni ha avuto una crescita esponenziale fino a più del 47% per la provincia di Napoli e il 33% per la provincia di Caserta. Siccome da 20 anni accadeva, non era più una notizia. Non era più una notizia. Abbiamo pubblicato un editoriale sul tema e mi è arrivato un fiume in piena di lettere. Ho mandato giù 2 inviati insieme ai colleghi capi redattori, ci abbiamo ragionato sopra e siamo partiti a tamburo battente per più di 3 settimane. Siamo riusciti a muovere 3 ministri, il nucleo dei carabinieri del Ministero dell'Ambiente a fare i rilievi, i prefetti presi, diciamo, indotti dal Ministro dell'Interno a fare la mappatura finalmente dei siti, e si è mosso qualcosa. Si è mosso qualcosa dentro la speranza delle persone che non si erano arrese e continuavano a lottare, che hanno trovato un eco, la loro voce. Questo serve a fare le inchieste. E badate, quando parlo di sguardo opaco, mi riferisco a questo sguardo opaco. Le cose che accadono per così tanto tempo che non le consideriamo più la notizia del giorno. E invece lo sono, non c'è bisogno dell'esclamativo momentaneo per riscoprire quello che d'importante accade sotto i nostri occhi, non sappiamo prevedere, percepire e affrontare nella sua realtà. La profezia è un'altra cosa, è vero. È vero anche che la stampa può, se non anticipare gli avvenimenti, anticipare i problemi, leggerli mentre si disegnano. Qualche volta arriviamo dopo, come in questo altro caso. Oppure possiamo cogliere l'ingiustizia profonda che c'è. Io, fra gli altri motori del mio scegliere di fare il giornalista, è che io non sopporto le ingiustizie. E avevo la percezione che attraverso i giornali, non da vendicatore mascherato, ma viso scoperto, si potesse fare qualcosa per impedire che l'ingiustizia avesse ragione. Ebbene, pensateci, alcune delle battaglie che abbiamo fatto, vi cito quella fatta di parlando, rivolgendosi a persone che facevano grande televisione, la facevano bene, come Roberto Saviano e Fazio, che quando si è parlato del limitare della vita e della morte hanno fatto parlare solo quelli che di fronte alla morte hanno scelto di arrendersi. Siccome la realtà in Italia di gente che lotta per avere una vita degna anche nel momento di terminare la propria vita, gli abbiamo detto... Non gli abbiamo detto quanto siete cattivi, gli abbiamo detto semplicemente dalle pagine a venire fate parlare anche gli altri, perché la realtà vera di questo paese è di gente che fa la fila per essere curata degnamente, non per farsi terminare. Fare inchieste significa seguire un respingimento in mare di eritrei senza neanche guardarli in faccia, riscoprirli nel deserto di Libia ancora all'epoca di Gheddafi e seguirne la traccia fino al deserto del Sinai e scoprire che questi nostri fratelli, anche per storia, perché l'Eritrea qualcosa dice a noi italiani, erano finiti schiavi, prigionieri di una tribù beduina del deserto che faceva commercio dei loro organi, che violentava le loro donne, che lucrava sulla speranza di riaverli accanto delle famiglie che erano già in Europa. E ha significato raccontare questo
far sì che queste persone alla fine venissero liberate, che l'ACNUR, o UNCR, chiamatelo come volete, l'Agenzia dell'ONU dei Rifugiati, non potesse fare, dovesse intervenire e premere sul governo. Allora il governo Mubarak ci accusò di essere un'agenzia internazionale che mistificavamo sulla realtà egiziana. Poi il governo egiziano ha collaborato e la polizia si è finalmente mossa. Non è risolto il problema ancora, però almeno abbiamo messo il dito nella piaga. È qualcosa che ci riguarda, era cominciato al largo delle nostre coste. Quella storia. La profezia però io la chiedo a qualcuno, non proprio la profezia, la visione. E ritorniamo al discorso che abbiamo fatto sui politici. Abbiamo bisogno di gente di visione, che capisca che quando fa una scelta, un disegno di legge che poi si fa legge, in Italia è vero, parliamo troppo. Pensate solo al codice della strada, alla confusione che abbiamo creato nella testa della gente ogni volta che c'è una proposta di modifica, dai titoli giornali sembra che sia già stata fatta. E poi dopo uno piglia le multe, per forza, perché non hanno cambiate le regole, siamo solo illusi che fossero state cambiate. La visione io la chiedo ai politici, devono capire, faccio un esempio banale, che banale non è, quando si abolisce la leva obbligatoria in Italia e il contemporaneo servizio in obiezione di coscienza, servizio civile, come chiamata la collettività dei giovani di un paese, significa non solo fare uno sconto in un tempo di vita dato, ma togliere qualcosa ai nostri giovani. Togliere il senso e far parte di una comunità comporta anche un dovere di partecipazione alla vita della comunità, che un tempo della propria vita tutti devono poterlo dare alla comunità di cui fanno parte, perché non siamo fatti solo di diritti da accampare, ma anche di doveri da onorare. E per vivere insieme questo ce lo dobbiamo ricordare. Questo io spero che prima o poi nel nostro paese torneremo ad avere una legge, non solo un disegno di legge, che dica che c'è un tempo della vita di tutti, non solo di quelli così bravi da ritagliarsi lo spazio del volontariato, e sono tanti questi, però per tutti c'è un tempo da dare alla terra comune, alla comunità comune. Credo che sia una cosa utile. Questo è solo un senso.